Grazie Presidente, preannuncio il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, anche perché questo è un provvedimento che rientra all'interno di una strategia complessiva di risanamento dell'azienda, ma non solo dell'azienda, anche di miglioramento di tutto il sistema di trasporto pubblico che questa amministrazione ha voluto portare avanti attraverso tutta una serie di interventi che oggi permettono ad ATAC, ha fatto bene l'assessore Calabrese a ricordarlo, il pagamento secondo il concordato dei creditori privilegiati per cifre superiori ai 100 milioni. Per cui questo è solamente una parte di tutto quel diciamo, sistema di risanamento messo appunto anche dai vertici che hanno da una parte salvato l'azienda dal fallimento, perché di fatto l'azienda era fallita, e da eventuali intenti di privatizzazione, perché riteniamo che il trasporto debba rimanere pubblico. Dall'altra ha permesso, nel momento in cui l'azienda ovviamente ha iniziato a camminare su un percorso virtuoso, un rinnovamento graduale di quello che è il parco mezzi. È ovvio che questo ha richiesto del tempo e quindi insomma, gli effetti si vedranno poi anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni, oltretutto integrando anche con altri interventi che riguardano il sistema complessivo del trasporto pubblico, con lavori sulla metro C, preferenziali, ciclabili, insomma tutti gli interventi che sono stati portati avanti in questo periodo e che permetteranno in modo continuativo di migliorare costantemente il trasporto pubblico. Ultima cosa, ricordo che gli ultimi due bilanci di ATAC hanno chiuso in positivo, l'ultimo per 8 milioni se non ricordo male, e questo è il segnale che il risanamento non è stato scritto solo a parole o eventualmente insomma, nei comunicati, ma in realtà è un fatto concreto. Quindi votare positivamente questa delibera va in quella direzione e ne siamo assolutamente contenti. Grazie.